Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Oggi la Chiesa celebra la conversione di San Paolo. Ecco, meditiamo il Vangelo di Marco, capitolo 16, versetti 15 a 18. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danni. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Parola del Signore. Il Vangelo di Marco ci racconta quali sono i segni che accompagneranno quelli che crederanno nella parola, quelli che crederanno nel Signore. Ma prima di tutto c'è l'invito di annunciare in tutto il mondo a ogni creatura la buona notizia. Allora, questo vuol dire che Dio usa ciascuno di noi per andare a proclamare il Vangelo di salvezza. Ciascuno di noi dovrebbe essere o dovrebbe farsi o è un strumento del Signore, come San Paolo. Conosciamo la storia sua, già nella prima lettura abbiamo il racconto della sua conversione. Lui è l'strumento nelle mani del Signore. Dio ha usato San Paolo per proclamare la parola a ogni creatura, come noi oggi. Ciascuno è stato scelto dal Signore per annunciare il Vangelo. Ma come pensiamo annunciare il Vangelo? Sempre appoggiandoci su San Paolo ha dato testimonianza. Lui ha annunciato non soltanto con la parola, ma anche con la testimonianza. Ecco quello che è necessario per noi oggi: proclamare il Vangelo, parlare di Cristo. Qualche volta ci vergogniamo di dire di Cristo, di parlare di annunciare Cristo, ma dovremmo vergognarci. La cosa fondamentale è di essere un testimone. Ciascuno di noi dovrebbe considerarsi come un strumento nelle mani del Signore. E questo annunzio comincia a casa nostra, non fuori casa, ma a casa nostra, all'interno della famiglia. Noi che siamo cristiani, come annunciamo Cristo nella nostra famiglia? Come noi inseriamo Cristo nella nostra famiglia? Vi ricordo che la testimonianza è fondamentale. Chiediamo sempre allo Spirito di aiutarci, di suscitare in noi questa fede grande e soprattutto di fare noi i veri strumenti per proclamare questa buona notizia. E una volta che noi abbiamo creduto nel Signore, possiamo compiere i segni, i prodigi, i miracoli. Non è una cosa spettacolare. I miracoli non saranno soltanto delle cose straordinarie, ma dare un consiglio, per esempio, persona, sono i miracoli. Per qualche volta abbiamo delle testimonianze: ah, grazie a te veramente oggi mi sento meglio. Ma che cosa ho fatto? Non ho fatto niente. Ah sì, hai fatto qualcosa perché l'hai consigliato, l'hai aiutato, sei stato vicino. Ecco, questi sono i miracoli che Dio aspetta da noi. Allora, cari miei, non ti vergogniamo, non ti tiriamo indietro, siamo strumenti nelle mani del Signore come San Paolo, che lo Spirito ci aiuti. Buona e santa giornata.